E rieccoci qui con Octopath Traveler. Ci troviamo sempre per il momento a Ponte Sacro, perché abbiamo concluso la storia di Alfin e alla fine abbiamo dovuto combattere contro quello che abbiamo curato, cioè Miguel, che si è rivelato essere un criminale abbastanza, insomma, bello malvagio, bello prepotente, eccetera. E quindi Alfin prima l'ha curato e poi ha dovuto porre fine alla sua vita, e ora ha il dubbio, insomma, che non sa più, o meglio, se curare tutti in maniera indiscriminata è veramente giusto o no. Un dubbio più che giusto, ecco. Ora, io però ho avuto personalmente difficoltà a concludere l'episodio scorso, perché Miguel ci ha dato veramente parecchio filo da torcere, ed è credo la primissima volta che nel mezzo, appunto, di un episodio ho avuto far trascorrere un bel po' di giorni, vabbè, giorni magari no, però un paio di giorni sicuro, credo sì, proprio credo, adesso non mi ricordo, prima volta in assoluto, poiché non riuscivo a battere Miguel. Poi ho livellato di brutto, ho scoperto la storia delle classi, eccetera, e ora alla fine diciamo che ci siamo riusciti a batterlo, siamo diventati più forti, ma non siamo ancora al top della forza, come piace a me, ovviamente. Adesso io veramente cercavo, prima di andare, adesso dobbiamo andare qua, dov'è? A Vincifossa, esatto. Vabbè, però posso farlo lo stesso, dai, andiamo a Vincifossa. Non avvio la, perché dobbiamo avviare la storia di Tressa. Adesso dobbiamo continuare con la storia di Tressa. Ah, non ce la avvia, vabbè. Vabbè, vado alla locanda. La trovo. Ah, qua. Ok, adesso, perché prima di tutto cambiamo gruppo. Nel senso, Tressa o figlia Oble mi piacciono come, alla fine, come combinazione. Una combinazione abbastanza vincente. Ma anche Alfin, devo dire, non si trova male. Il problema, cioè, io terrei anche questa formazione, forse per me. O comunque magari cambio con Anit, eccetera eccetera, ma allora Olberic o figlia fissi, perché una maga e cura, quindi è molto potente. Olberic non posso cambiarlo, ma comunque non lo cambierei, visto che è il personaggio che scelsi a inizio della serie. Quindi adesso io volevo magari portare su qualcun altro. Per esempio Tyrion e Primrose sono rimasti, insomma, lì allo 25. Almeno tirarli su un po', non dico che devono essere a livello 40, però, insomma, tenermeli nel gruppo, uno dei due, tutti e due no, però uno dei due. Beh, fammi vedere un attimo, allora, chi è il, dopo Tressa, chi è il prossimo? Andando in ordine di livello, 34, 38 anni. A 40, 38 figlia, vabbè, 36 Tyrion, quindi forse il prossimo è Tyrion, allora tengo lui, dai, tengo lui. Ok, cambia gruppo, mettiamo Tyrion al posto di Alfin. Ok, sì, non sto pensando, sì. Poi avere due ladri non ha molto senso, però potrei, adesso vediamo. Dunque lui ha 6600 e passa punti classe. Potrei, aspetta, cos'è che aveva? Magari, appunto, gli metto una classe secondaria, magari speciale potrei mettergli. Perché il guerriero ce l'abbiamo, il mago ce l'abbiamo, il furfante ce l'abbiamo con Tressa. E poi possiamo decidere, insomma, anche se usare una volta Tiro, una volta Tressa come abilità di furfanteggio, di ladro. Però potrei tenere, sì. No, Ecclesiasta non ha senso. Magari proprio lo speziale che ha primo soccorso. Diciamo che così mi fa da supporto a Ophelia.
se un figlio non può curare o comunque voglio usare qualcos'altro con un figlio, c'è comunque Tyrion che può curarmi col primo soccorso una persona. Vabbè, facciamo Tyrion speziale, va bene. Come equipaggiamento, vedete se ho qualcosa per Tyrion. No. Aveva il pugnale di Gideon. Beh, lascia, io gli lascio. Oddio, beh, gli metto questa, dai, esce incantata. Lo scudo. Magari possiamo prendere uno scudo per Tyrion. Cuccio da neve ce l'ha. Cappa da neve. Veste. Ah, veste portafortuna è meglio. E la mettiamo, sì. All'orecchino. Vediamo uno scudo. Aspetta, ma prima di partire, prendergli magari uno scudo. Tanti soldi ce li abbiamo. Però non mi ricordo più dov'è. Dov'è? Forse era qua in fianco. Questo degli oggetti. Boh. Aspetta. Sarà di qua. No, di qua non può essere. Oh, sono io che non lo vedo, magari è di là. Adesso vediamo come. Ah sì, è di qua. Come sarà questo scontro? Che comunque alla fine ogni storia c'è un boss, quindi come sarà questo scontro? Dunque. Ah, spada di platino. Eh sì, però mi diminuisce il critico. È più veloce con la spada di platino Olberic. Ovviamente. Vabbè, però. Quasi quasi la potrei anche prendere. Mi diminuisce il critico, è vero. Però mi aumenta di molto la velocità e il danno. Ma a parte che la spada di platino ce l'ha anche Tyrion. Se non sbaglio. È inutile però prendere. Fa vedere. Esatto, l'avevo data a Tyrion. Allora scusa, perché Tyrion comunque va sempre di pugnale. Quindi togli sta cosa. Va bene. E anziché la lama divina, gli mettiamo la spada di platino. Tanto noi i danni critici li infliggiamo comunque quando lui, quando è sotto dominio il nostro avversario. Quindi lasciamogli la spada di platino. E a Tyrion gli possiamo mettere anche la lama divina, tanto. O comunque no, la lama divina. La teniamola via, dai, magari. Vediamo. Vedremo, vedremo. Sì, anche perché non sto pensando. Ma no, dai, si mette. Mettiamo, basta. Mettiamola. E basta. Quindi a posto. Poi. La spada di platino. No, Tressa. No. Lancia da bandito, il bandito. Magari la lancia al limite. Però beh, vediamo. Arco ad ascia. Insomma, 30.000. Oh. No, io qua solo per lo scudo, ma mi sa che no. Vabbè, niente, ce lo teniamo così. Fammi vedere. Difesa fisica. No. No, vabbè, niente. Magari, ecco, prendo. Non so se prendo la lancia del bandito o l'arco a tressa. Che la uso poco per attaccare, dire la verità, eh. La uso poco. Quindi dai, diamogli solo una lancia migliore e basta. Ok, basta, va bene così. Dai, allora partiamo con la sua storia. No, beh, vado in giro a cercare uno scudo. No, dove sto andando? Foresta senza ritorno, poi. Iniziamo la storia di Tressa. Cioè, continuiamo. Dov'è? Era qua. Salve, allora. Ascolta una storia. Tressa. Venuta a conoscenza della fiera dei mercanti, ti dirigi a Vinci Fossa per procurarti qualcosa di degno da mettere all'asta. I tuoi passi ti conducono infine a una bottega.
in precedenza. A Punta Cava, Tress incontra un collega chiamato Ali. Questi le parla della fiera dei mercanti di Gran Porto, dove vengono battuti all'asta i tesori più ambiti del regno. Tressa si è ripromessa di trovare un tesoro inestimabile, per dimostrare di essere una mercante degna di fama e rispetto. Al momento di congedarsi, quindi, i due si danno appuntamento alla fiera. Finalmente ho aggiornato il diario. Sono in viaggio verso la fiera dei mercanti di Gran Porto. Prima, tuttavia, devo procurarmi un tesoro da vendere all'incanto. Sono quindi giunta a Vinci Fossa nella speranza di trovarne uno. Il proprietario di questo quaderno ha trovato qui quello che cercava. Io spero di avere altrettanta fortuna. Molto bene. È ora di esplorare questo posto. Che la ricerca abbia inizio. Subito. Mi scusi, saprebbe dirmi di che mappa si tratta? Quella vecchia cartaccia, non ho idea da dove provenga. L'ho trovata in magazzino e da principio volevo liberarmene. Poi ho pensato che avrebbe potuto fruttarmi qualche foglia. Non le dispiace se la guardo più da vicino? Si riesce a intravedere la traccia del disegno precedente e all'odore del mare. Sembra proprio che questa mappa avesse un valore speciale per chi l'ha disegnata. Qui c'è scritto qualcosa. Che strani caratteri. Quegli scarabocchi sono illeggibili, giovincella. Amico carissimo, in questo luogo giace sepolto il mio tesoro più prezioso, Baltazar. Nanto! Dillo ad alta voce, cioè. Il temibile pirata Baltazar dei mari d'Oriente? E questa mappa conduce al suo tesoro? Allora, ridammela. Parrebbe proprio di sì. Masaka! Deve valere una fortuna, dai qui. E infatti, cioè. Oggi la fortuna mi sorride. Questo segreto deve stare tra noi, giovincella. Tieni, prendi le caramelle. Ecco. E le abbiamo prese? Grazie, ma non posso accettare. Non so, di girare alta voce le cose, cioè. Tress, cosa sai di questo tesoro pirata? È affascinante, vero? Quanto vorrei seguire questa antica mappa, solcare gli oceani, sfidare burrasche e tempeste. Oh sì, sarebbe un'avventura magnifica, al solo pensiero mi batte forte il cuore. Oh figlia, anche tu hai uno spirito d'avventura. Puoi scommetterci, più di tutto subisco il fascino del mare aperto. Quando ero bambina spesso sembravo i ragazzi che giocavano ai pirati. Oh, anch'io giocavo ai pirati. Capitan Tressa, flagello dei mali. Dei mari, sì. Non te l'ho mai detto? Il mio motto era un altro giorno, un altro tesoro. Riesco quasi a vederti con una bandana e una sciabola di legno tra le mani. A volte esageravo, i ragazzi scoppiavano in lacrime e correvano a casa. Sì, riesco a vedere anche questo. Ok, quindi... lasciamo la sua mappa, la lasciamo lì. Vabbè. Ho bisogno di riposare.
Per oggi ho già aggiornato il mio diario. Riprenderò la lettura del quaderno. Questo mondo riserva infinità di tesori, ma solo uno è realmente prezioso ai miei occhi, e non mi fermerò fin quando non l'avrò trovato. Aveva a cuore un solo tesoro al mondo. Oh, quello lì. Oh. Noto che quel quaderno si sta rivelando interessante. Io? Ci rivediamo, ragazza. Leon-san! Signor Leon, cosa la porta da queste parti? Dovevi farti la stessa domanda. Non sarai per caso scappata di casa? Non proprio, sono deciso che è raggiunto il momento di vedere il mondo. Ed è tutto merito del quaderno che mi ha regalato lei. Oh. Ah, il merito è tuo, ragazza, è stata tua a sceglierlo. Per mille diavoli, non vedo l'ora di sprofondare nella branda. Ehi, ma tu non sei... Brick Smack? Oio! Si dice Mick e Mac, testa di vongola. Sei quella mocciosa che ci ha fatto passare le pene dell'inferno a Crepilonda. Era Cresponda, però. Masaka! Si dice Cresponda, non avete ancora imparato la lezione, voi due. Mick! Mac! Tranquilli, ragazzi. Chiediamo perdono, capitano. Capitano? Proprio così, non siamo più dei bucanieri, abbiamo cambiato bandiera. Soyukotto. Quel giorno ci ha aperto gli occhi, abbiamo compreso la grandezza di Leon Bastral. Ora abbiamo l'onore di poterlo chiamare capitano. Sono lieta di scoprire che avete cambiato vita. Ma... E lo so io, e lo sono anch'io. Finora si sono comportati a modo sotto il mio comando, ma hanno ancora molta strada da fare. Yes! Sagge parole, capitano. Ora bando alle ciance, scansa fatiche. Abbiamo del lavoro che ci aspetta. Jojo! Dimmi, ragazza, come procede il tuo viaggio? Imparo strada facendo, ma ora ho trovato un obiettivo. Voglio riuscire a vendere qualcosa di meraviglioso alla fiera dei mercanti. Per dimostrare l'esperienza maturata durante il mio viaggio. そうだな. Non c'è il luogo più indicato della fiera per un aspirante mercante come te. E quale meraviglia hai deciso di vendere all'incanto? Vorrei poter rispondere, ma non l'ho ancora trovata. Oh, si tratta di un tesoro ancora da scoprire, capisco. In tal caso ti auguro buona fortuna per la tua ricerca, ragazza. Grazie, signor Leon. A proposito, cosa la porta qui a Vinci Fossa? Era la città di un mio vecchio amico. Venne a mancare proprio in questo periodo, quindi ho deciso di passare di qui. Eravate molto amici? Sì, Baltazar e io eravamo come fratelli. Baltazar? Proprio quel Baltazar? Dove stai? Quale Baltazar, ragazza? Hai. Quel Baltazar che ha disegnato la mappa che ho visto poco prima. Potrebbe trattarsi della stessa persona. Puoi mostrarmi dove l'hai trovata? Certo, mi segua. Mi scusi, signore, sono di nuovo io. Bentornata, giovincella. Spero tu non abbia svelato a nessuno il nostro segreto nel frattempo. Gomenne. Sono desolata, ma non mi è stato possibile. Come sarebbe a dire? Io?
Chiedo scusa se mi intrometto, ma ho sentito che possiede una mappa appartenuta a Baltazar. Tu chi saresti? Anone? È il capitano Leon Bastral. Nanto! Leon Bastral è il flagello dei mari? Vorrei non crederti, ma quella lancia blu non lascia adito a dubbi. Ho sentito molto parlare di te e del tuo famoso motto. Come recitava? Il forte singozza e il debole abbozza. Sono parole che preferirei venissero dimenticate. Masaka! Ah, mi ha preso per uno sciocco. So perfettamente che sei qui solo per derubarmi. Posso assicurarle che non è mia intenzione. Ho abbandonato quella vita molto tempo fa. Sembra proprio opera di Baltazar. Su serio non hai intenzione di rubarla? Capisco. Così le voci che raccontavano di un'amicizia tra i pirati Leon e Baltazar erano vere. Il suo tono è cambiato. Ah! Se eravate amici come si racconta, sono certo che saresti disposto a tutto per questa mappa, non è così? Scusi. Purtroppo si tratta di un cimino di famiglia e non posso separarmene senza un'adeguata ricompensa. Adesso vuole approfittare. Ma si mi ha detto che stava per gettarla via. Infatti. Se sei veramente Leon Bastral, sono sicuro che conoscerai la perfezione i tesori del regno. Io non sono che un umile mercante, non potrei mai competere con la tua grandezza, ma c'è qualcosa che ci accomuna. Siamo entrambi alla ricerca di un tesoro. Jizua! Hai mai sentito parlare dello scudo di Edbart? Edbart era un vassallo del re di Ferian. Si narra che il suo scudo offrisse una difesa impenetrabile. La leggenda racconta che abbia sempre usato lo stesso scudo per difendere il proprio signore fino alla tragica caduta del regno. Gira voce che quello scudo è stato visto in questa città di recente. Non è una coincidenza curiosa? Un pirata leggendario e un tesoro leggendario che appaiono nello stesso momento a Vinci Fossa. Se dovessi riuscire a trovarlo, signor Bastral, sarò lieto di scambiarlo con la mappa. Non riesco a credere che stia usando la mappa del suo amico per ricattarlo. Mi spiace, ma temo che lei abbia frainteso. Oh! Voglio ringraziarla per avermi mostrato la mappa. Le chiedo perdono per aver abusato del suo tempo. Tu sei hai intenzione di andartene rinunciando al ricordo del tuo amico? Quella mappa non appartiene a me. Giana! Ora devo proprio congedarmi, ragazza. Vorrei brindare alla memoria del mio amico questa sera. Leonso. Signor Leon. Ha detto di non averne bisogno, ma un ricordo di tale importanza dovrebbe essere custodito da un amico. Troverò il modo di farglielo avere. Ha detto di essere disposto a scambiarla in cambio dello scudo di Edbart, vero? Yes. Tornerò prima che l'onda si infranga sulla riva. Adesso metterò lo scudo. Toresa. Sei decisa a impossessarti di quella mappa. Devo farlo per Leon. Volendo potrei rubarla per te. Non sarà necessario, posso farcela da sola. Se è uno scambio che vuoi, l'avrai, quel che mi riesce meglio. Dimostrerò che è il miglior mercante della regione. Non hai bisogno del mio aiuto, a quanto pare. Volevo comportarmi da gentiluomo, ma sei una fanciulla che predilige l'indipendenza.
Puoi scommetterci, d'altra parte, come potrei considerarmi un vero mercante se rifiutassi questa sfida? Hai ragione. Tyrion si ritira. Ok, devo andare di qua. Ma scusa, acquista. Ma è in vendita sto scudo, scusa, eh. Ah no. Appena inaugurato un nuovo banchetto. I profitti tuttavia tardano ad arrivare. Ma scusa. Ma è lui. Ah, forse. Così? Eh sì, in vendita. Scudo chiodato. Scudo a piastre. Scudo elementi. Sì, scudi che non. Mi diminuiscono la difesa. Che peseranno, immagino. 8000. Anzi, meno male ce li ho. Se non li avevo, cosa facevo? Contrattazione riuscita, sconto 2000. Vabbè. Ok. Ho impiegato tempo per accumulare tutte queste merci di qualità. Sono sempre in cerca di un buon affare. Ma io pensavo che era chissà dove. Boscato. Vabbè. Lo vendevo un mercante. Caro, però lo vendevo un mercante. Vediamo. Fornire a questa persona quello di cui ha bisogno, sì. Dico no, me lo tengo. Ah! Già di ritorno? Eh? L'avevo promesso, no? Io mantengo sempre le mie promesse. Masaka! Che mi venga un colpo, non riesco a credere che tu l'abbia trovato, ma lo stemma e il peso... Tutte queste ammaccature, non c'è alcun dubbio, è proprio lui. Oh! Grazie infiniti, giovincelle. Come promesso, ecco la mappa. Ma come sei riuscita a recuperare lo scudo? Sono un americano dopo tutto. Trucchi del mestiere. Riuscire a mettere le mani su un tesoro di questa rilevanza non è impresa da nulla. È talento, giovincella, molto talento. Vabbè, adesso porteremo la mappa a Leon, che è qua dentro. Leon-san! Signor Leon. Ho qualcosa per lei. La mappa di Baltazar, non dimmi che ti sei messa alla ricerca di quello scudo per averla. E allora non glielo dirò. Ah, grazie ragazza. Signor Leon, avrebbe veramente lasciato la mappa a quel negoziante? Mentre la osservava il suo sguardo sembrava come rapito. Ho capito che doveva appartenere a lei. Yare yare. Il tuo spirito d'osservazione non cesserà mai di stupirmi. Yes. Voglio raccontarti una storia, ragazza. Riguarda me, Baltazar. Eravamo solo due ragazzini quando sentimmo il richiamo del mare. Poi crescendo, la nostra fama crebbe con noi. Baltazar divenne l'aquila selvaggia e io il serpente marino. Le nostre navi si davano battaglia in mare aperto e i nostri nomi echeggiavano nei cieli come tuoni. Senjo! Neo Senjo! Capitano Leon. La tempesta non ci darà tregua, signore. È meglio invertire la rotta. Questa vecchia bagnarola non resisterà a lungo. Chi vuole sottrarsi al destino è libero di tornare a nuoto. Non lascerò che si impossessino del mio tesoro, a costo di ridurre questa nave a un colabrodo. Se quei cani scorbutici raggiungeranno l'isola prima di noi, rimarremo a bocca asciutta, è chiaro? Non mollate quel timone, compagni.
Sì, signore. Scusami. Dannato Baltasar. Ore no kachi da, Leon. Sei troppo lento, Leon. Sorashii na, Baltasar. Già, Capitan Simpatia. Gaki no koro kara yoku fune de kyousou shita mon da ga. Credevo avessi imparato la lezione dopo tutti questi anni. Kusu, haratatsu. Piantalo, ti taglierò quella lingua e la darò in pasto ai gabbiani. Warui ga, kono shima no otakara wa kono Baltasar ga itadaku. Ora, se non ti dispiace, il tesoro dell'isola mi aspetta. Shoubu ni kattan da. Suki ni shina. Ovvio che mi dispiace, ma il tesoro non è mio. Sei libero di fare ciò che vuoi. Otagai dekaku natta mon da na. Ricordi quando eravamo ragazzi, Leon? Himmingai de umareta ore tachi wa hissi de nariagatta. Nel ghetto si moriva di fame e rubavamo per sopravvivere. Dekaku naru koto dake yume mite ryakudatsu o kurikaeshite kita. Sognavamo solo di diventare adulti, abbiamo dovuto guadagnarci il nostro posto con le unghie e con i denti. Ah. Tsuyoi mono ga yowai mono kara ubau. Sore ga yo no joushiki da ze. A questo mondo il forte si ingozza e il debole abbozza. Noi siamo diventati forti. Kawaranai na. Omae wa. Sei sempre il solito, Leon. Nan. Omae wa kawatchimatta no ka? Lo dici come se fossi diverso da me, Baltasar. Sana. C'è anche chi decide di cambiare, amico mio. Baltasar, il suo sguardo era sempre rivolto all'orizzonte. I suoi occhi sembravano scrutare un luogo lontano e irraggiungibile. Passò il tempo, poi un giorno... Ah, Leon. Posso rivelarti un segreto, Leon? Ore wa betsu ni na. Kaizoku ni nanka naritaku nakatta. Io non ho mai voluto diventare un pirata. Nanda to? Come? Honto wa shoubai nin ni naritakatta. Quando eravamo ragazzi, il mio sogno era diventare un mercante. Ride. Omae ga ka? Nan no jōdan da soria? Hai perso la tramontana? Baltasar dei Mari d'Oriente, un mercante? Warau na yo. Gaki no koro wa ore ni mo yume ga. Sei il solito farabutto insolente, Leon, ma è la verità. Sekai jū no otakara o baibai shite hito to hito to o tsunagu tte yume ga. Volevo commerciare tesori provenienti da ogni angolo del mondo e far entrare in contatto popoli diversi. Kaizoku yatteru uchi ni sukkari wasurechimatte da ga. Quando sono diventato un pirata ho dimenticato quel sogno. Shikagoro yatara ni ano koro. Ma ultimamente non riesco a pensare ad altro. Leon. Omae no takaramono wa mitsukatta ka? Qual è il tesoro più prezioso per te? Ii ne. Kujira mo oboreru you na oarashi da. Si prepara una tempesta. Leon, hito shoubu shinai ka? Che dici di un'altra scommessa, amico? Ano shima ni saki ni tsuita hou ga kachi da. Vince chi riesce a raggiungere per primo quell'isola. Ore ga maketara. Se vinci tu. Ano hōseki o kurete yaru. Omae ga hoshigatte ita ano hōseki o na. Potrai avere quella gemma che hai sempre desiderato. Waruku nai hanashi. Oh, ma davvero? De?
E se vinci tu? Se vinco io... Mi consegnerai il tuo tesoro più prezioso. D'accordo. Così ebbe inizio la nostra ultima sfida. Ma Baltasar non riemerse mai dal mare in tempesta. Ritrovai il relitto della sua nave molti giorni dopo, incagliato sulla costa. Baltasar mi aveva battuto ancora, per l'ultima volta. La mappa indica il luogo in cui è sepolta la gemma che aveva scommesso quel giorno. Aveva chiamata Eldrite. Si tratta di un esemplare unico al mondo. Dena? Era il tesoro più raro che avesse mai depredato. Ma poiché ho perso la scommessa, non ho nessun diritto di averla. Leonso. Oh. Per questo ha lasciato la mappa in quel negozio? Esattamente. Ma tu l'hai tenuta con uno scambio equo, ragazza. Ora appartiene a te. Sei libera di usarla come ritieni opportuno. Come ritengo opportuno. Il signor Leon ha perso molto più di una scommessa quel giorno. Credo che in cuor suo desideri un ricordo del suo amico. Da parte mia non mi dispiacerebbe poter vedere da vicino un altro tesoro pirata. Yes. È arrivato il momento di usare questa mappa. Amicizia, dici? Torso. Che succede, Tressa? Pensavo a Leon e Baltasar. C'era una profonda sintonia tra loro. Se si fossero alleati, come i pirati sarebbero stati imbattibili. Perché si ostinavano a farsi la guerra? Magari la loro rivalità scaturiva proprio dall'ammirazione dell'uno per l'altro. Quando due uomini d'azione si incontrano, il primo istinto è dimostrare la propria superiorità. Posso comprendere gli uomini come Leon. Il tempo provavo lo stesso per Erhard. Ora cosa c'è? Oggi sei pensierosa? L'espressione sul tuo volto. Mi ha ricordato Leon quando parla di Baltasar. Oh, sul serio? Infatti abbiamo pensato al nostro rivale. Ok, quindi devo andare di qua.